Bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Parliamo di truffe natalizie, un fenomeno che è tornato alla ribalta, come ha sottolineato anche il questore nella nostra intervista di fine anno. Vediamo. Truffe in presenza e truffe online. La situazione in prossimità del Natale si sta facendo davvero pesante. C'è la truffa che segnala un parente che sta malissimo e dunque che servono soldi per curarlo, ma nel caso di una signora aretina non è caduta nella trappola ed ha chiamato il parente trovandolo in piena salute. Ci sono poi le truffe che ti fanno fare tantissime telefonate, magari cambiare anche contratti per poi rimanere senza luce o senza telefono. E poi ancora quelle che raccontano di un reato commesso da un parente, dunque della necessità di contattare un avvocato. C'è poi la classica truffa dello specchietto e si potrebbe andare avanti ad oltranza, mentre sull'online le truffe sono variegate. Il consiglio è sempre quello, da parte di polizia postale e forze dell'ordine che si occupano di truffe online, di non rispondere, di non aprire alcun video. La prudenza non è mai troppa, anche perché in molti casi, se si tratta di truffe in presenza, abboccare può costare davvero un danno, non solo rimanere senza luce o senza gas, ma anche pagare cifre ingenti. Così come per le truffe online, spesso si rischia addirittura lo svuotamento del conto in banca. Insomma, la prima avvisaglia di qualcosa che non va è bene chiamare subito i centralini delle forze dell'ordine. Lite con accoltellamento a Fogliano della Chiana è accaduto la scorsa notte in via Cesare Battisti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due uomini, entrambi di origine romena, hanno discusso per motivi in corso di chiarimento. Poi uno dei due ha estratto un coltello colpendo il contendente. Sul posto sono arrivati il 118 dei carabinieri. L'uomo è stato trasportato alle Scotte di Siena e dimesso in mattinata. In corso accertamenti sull'aggressore. La città del Natale punta al milione di visitatori. Città del Natale, siamo ad un weekend a ridosso ormai del Natale, perché il prossimo sarà proprio quello della vigilia e del Natale. Fino ad ora si può fare un buon bilancio, ma è un po' atteso il milione di visitatori. Sarà facile farlo in questo weekend? Sicuramente siamo reduci da un ponte dell'Immacolata molto positivo. Nonostante il meteo. Nonostante il maltempo, quest'anno appunto il tempo non ci ha sicuramente assistito, ma Arezzo rimane ed è confermata come una grande destinazione natalizia. I mercatini piacciono molto, così come tutte le attrazioni della città del Natale. Quindi siamo molto contenti del bilancio finora e ci aspettiamo anche questo weekend tantissimi visitatori e poi l'ultimo sarà proprio la passerella finale. Ci saluteremo entro il 26 dicembre e poi tutte le attrazioni della città del Natale continueranno fino all'8 gennaio. Come sempre, no? C'è qualche malumore per chi non trova il parcheggio, però va detto che questa città del Natale è conosciuta fino in Trentino, dove per l'appunto si fanno da anni i mercatini, quindi segno che diciamo, la fame è un po' travalicata, questo è importante. Assolutamente, i media nazionali appunto ci hanno seguito anche in questa edizione, quindi ecco, tante regioni anche nuove si sono affacciate appunto nei nostri mercatini, penso al Veneto, penso alla Liguria, all'Emilia-Romagna, quindi segno che la destinazione piace e si sta sempre più rafforzando anche in ottica nazionale. Portano via la cassaforte del convento mentre il padre guardiano sta celebrando la messa nella chiesa annessa e scappano con il bottino. Il colpo è stato messo a segno nel convento di Santo Stefano dei frati cappuccini ad Arezzo. I ladri hanno agito durante la messa in chiesa e sono entrati nel retrostante convento. Al termine della messa, rientrando in convento, il padre guardiano si è accorto del furto e ha chiamato i carabinieri. Nella giornata di ieri la piana dell'Arno ha creato apprensione. Era dal 2019 che non si creavano condizioni simili, tanto da mettere in allerta la protezione civile. Oggi il fiume presenta una portata nella norma. È stata una giornata di apprensione e di paura, quella di ieri, venerdì 16 dicembre, per la piena dell'Arno. Il fiume, in più punti del suo tragitto, in particolare nel Fiorentino, ha superato i livelli di guardia, creando preoccupazione per possibili esondazioni. In Val d'Arno Aretino la situazione è rimasta sempre sotto controllo, ma sull'altro versante, ad Incisa nel pomeriggio,
Il livello è arrivato a 3, tanto da spingere il Comune di raccomandare ai cittadini di prestare massima attenzione. Alle 10, a pochi chilometri dal capoluogo toscano, l'Arno ha raggiunto il piano stradale. La piana prevista a Firenze è passata comunque senza creare danni. La portata del fiume era entrata nella norma, seppure con un monitoraggio costante da parte degli enti preposti. Un sospiro di sollievo, dunque. Era dal 2019 che non si verificava una piana così imponente, tanto da mettere in moto la macchina della protezione civile della regione. Le immagini odierne del fiume creano un forte contrasto con quelle di pochi giorni fa. L'Arno era in secca, come in piena estate. Dopo mesi e mesi di siccità, le piogge copiose ed insistenti delle ultime ore hanno rimpinguato le riserve idriche. Vigilia del voto per il rinnovo della provincia, potranno eleggere il nuovo presidente e i consiglieri comunali eletti nella nostra realtà provinciale. È sfida tra Polcri e la presidente attuale in carica, Silvia Chiassai. Si elegge il presidente della provincia, la sfida è tra l'uscente Silvia Chiassai e il sindaco di Anghieri Alessandro Polcri, entrambi sono dell'area di centrodestra, il PD non aveva candidati da mandare in mischia dopo l'invito declinato da Andrea Tavarnesi di Civitella e Roberto Pertichini di Montemignaio. Una sfida politicamente strana, siamo davanti ad una elezione di secondo grado, ammessi al voto tutti i consiglieri comunali eletti nei 36 municipi della provincia. Per il sindaco di Montemignaio, Varchi, presidente uscente, è una bella sfida, mentre il giovane amministratore di Anghieri ha deciso di farsi paladino in primis della sua zona, anche se non tutti del comprensorio lo appoggeranno, visto che per esempio Claudio Marcelli, sindaco di Pieve, da subito ha appoggiato la nomination di Silvia Chiassai. Il centro-sinistra sta alla finestra, anche se gran parte dei suoi rappresentanti alla fine appoggeranno Polcri. Resta da capire come e quanto il sindaco di Anghieri porterà dalla sua parte consiglieri eletti nelle civiche di centrodestra. Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alla elezione, cosa peraltro già fatta 5 anni fa, in occasione del duello Chiassai-Menchetti. C'è il voto ponderato, ovvero ogni consigliere pesa per i cittadini che rappresenta. È chiaro che il voto degli aretini sarà decisivo per le sorti della contesa. Si vota nella sede della provincia in via Spallanzani, ma anche a Bibbiera e Sansepolcro. I seggi verranno chiusi alle 20. Nella elezione del Consiglio lo scorso anno, la lista che appoggiava Silvia Chiassai sfiorò il 52% dei voti. Arrivano in auto di corsa all'ospedale ed entrano nel tunnel detto camera calda del pronto soccorso di Arezzo dando l'allarme, ma la figlia non aspetta e nasce praticamente in auto mentre i soccorritori della Croce Bianca di Arezzo aiutano la mamma afferrando il kit parto di cui è dotata l'ambulanza. È accaduto ieri sera all'ospedale San Donato di Arezzo. La bimba, che è stata chiamata Aurora, pesa 3 kg e 38 grammi e sta bene come la mamma. Entrambe si trovano nel reparto di neonatologia. 2000 scatti della giostra del Saracino del fondo fotografico ex EPT APT della provincia di Arezzo tornano a nuova vita con il progetto di digitalizzazione fotografica La giostra nel tempo. Prima il lavoro di ricerca, poi la catalogazione e la digitalizzazione. Dopo oltre un anno di lavoro sono tornate a nuova vita 2000 fotografie della giostra del Saracino appartenenti all'ex azienda di promozione turistica della provincia di Arezzo. Il progetto ha coinvolto 3 volontari del servizio civile regionale assegnati all'ufficio comunale e un team di esperti della giostra per contestualizzare gli scatti. Una progettualità particolarmente interessante perché permette di dare ancora più opportunità ad un pezzo della storia di Arezzo, ma che è diventato ormai da tanti anni un punto di riferimento anche per tanti turisti ed appassionati. Il Saracino unisce, sarà e sarà sempre più qualcosa di attrattivo per Arezzo e per le sue vallate, quindi questi eventi sono sempre benvenuti. Questo è il futuro delle fotografie recuperate e salvate dal deterioramento dal progetto La Giostra nel Tempo. Verranno rese disponibili in un archivio digitale che sarà aperto. C'è anche un progetto per ulteriormente incrementare le visite digitali all'interno della giostra del Saracino. Sono pronte, faremo la presentazione probabilmente i primi giorni dell'anno nuovo. Un'altra buona notizia dunque per la giostra, dopo quella recente dell'ottenimento da parte della manifestazione cavalleresca aretina del contributo massimo previsto dal bando regionale a sostegno delle rievocazioni storiche. È a sostegno un po' di tutto, si va dalla realizzazione
delle manifestazioni, agli investimenti, diciamo, per le cosiddette infrastrutture, dai costumi, tamburi, tutto quello che serve, ma anche iniziative ad esempio come questa potrebbero tranquillamente rientrare nel finanziamento del bando. La riabilitazione è sempre più personalizzata e anche la tecnologia è al servizio di medici e operatori. L'Istituto di Agazzi precorre i tempi e si avvale di professionisti come Franco Molteni, fisiatra di caratura internazionale. Sono momenti importanti questi per l'Istituto di Agazzi, soprattutto per quanto riguarda la riabilitazione. Avete il dottor Molteni e questo è un valore aggiunto anche per le cure ai pazienti. Sì, dopo un periodo di interruzione legato a problematiche generali che condividiamo tutti, siamo riusciti a ricominciare questa collaborazione che da anni dura con il dottor Molteni, che per noi è un momento di crescita professionale importante. Lo voglio ringraziare perché porta qui il suo contributo rispetto ai pazienti che vengono visitati, rispetto anche alle modalità di prosecuzione sull'ambito della tecnologia e dell'innovazione. È una collaborazione che nasce fra due istituti religiosi che lavorano in due regioni diverse. Siamo in Lombardia, noi come ospedale Valduce Villa Beretta, siamo nell'area milanese. Abbiamo una grossa esperienza di utilizzo di tecnologie innovative per la riabilitazione, stiamo cercando di traslarle nella pratica clinica comune. Dall'Ocomat all'esoscheletro e via dicendo, tramite software si possono fare veramente dei passi da gigante nella riabilitazione. L'esperienza è che non esiste la singola tecnologia che risolve tutti i problemi, ma esiste un percorso con la tecnologia e con la persona che deve usare la tecnologia in modo appropriato rispetto alle sue capacità e alle sue potenzialità di recupero. Intorno ci deve essere un'organizzazione molto precisa, perché non è la tecnologia da sola a risolvere i problemi, ma altrettanto non possiamo pensare di continuare solo con la terapia convenzionale che ci ha guidati sin qui. Il gruppo dell'etichetta discografica Retina si è accaparrato un posto tra i big del Festival di Sanremo. Sentiamo il commento a caldo dello staff di Woodworm. I Colla Zio hanno conquistato il loro posto sul palco dell'Ariston. Il gruppo seguito dalla casa discografica Retina Woodworm è tra i 6 progetti di Sanremo Giovani selezionati per entrare nel cast della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il quintetto milanese è arrivato alla finale di Sanremo Giovani con il brano Asfalto e parteciperà alla Kermesse Canora che si svolge dal 7 all'11 febbraio nella categoria dei Big con il brano Non mi va. Una grande emozione per tutta la squadra dell'etichetta Retina presente durante la proclamazione dei vincitori della serata insieme ad Amadeus e poi il brindisi nei locali di Sanremo. Siamo di ritorno da Sanremo, siamo in viaggio in questo momento dopo la finale di Sanremo Giovani di ieri sera, dove i Colla Zio sono stati selezionati tra i giovani che andranno in gara nei Big. Sono in auto con Marco e con Arturo, che lavorano con noi in Woodworm al progetto. Siamo molto contenti di questo risultato, perché per il quinto anno di fila ci ritroviamo a Sanremo. È un risultato importante per Woodworm, ma soprattutto sono personalmente molto contento per i Colla Zio e per questo lavoro di scouting che stiamo portando avanti da anni. Era un nostro obiettivo per questa stagione, riuscire a sviluppare un progetto, diciamo, costruito in casa, e i ragazzi sono fortissimi. Il pezzo che andrà in gara a Sanremo è veramente molto, molto energico, molto, molto fresco, e non vediamo l'ora di essere là a febbraio. Serata commovente al Teatro Petrarca di Arezzo per il concerto in memoria della soprano Raffaella Torzoni, organizzato dal Calcit e dalla famiglia Barbagli. L'incasso, pari a 11.000 euro, è stato devoluto al servizio di cure oncologiche domiciliari Scudo. Teatro Petrarca al completo per ospitare musicisti, cantanti, artisti, amici di Raffaella Torzoni Barbagli, soprano prematuramente scomparsa, in un excursus con le pagine più belle della lirica. Tre big sul palco, anche il baritono Mario Cassi, la soprano Gaia Matteini, la mezza soprano Sonia Ganassi, il tenore Giorgio Misseri, accompagnati dall'orchestra Città di Arezzo e con la partecipazione di numerosi musicisti. Grande commozione quando la regia ha mostrato il video della stessa Raffaella intonare la
celebre aria del Gianni Schicchi, O mio bambino caro. La serata voluta e curata dalla famiglia Barbagli ha avuto anche uno scopo benefico a supporto del servizio Scudo, cure domiciliari oncologiche sostenute dal Calcit grazie ai contributi dei cittadini. L'incasso devoluto al Calcit è stato di circa 11.000 euro, peraltro con offerte tramite bonifico tuttora in corso. Una bella serata resa magica dal coinvolgimento pieno di tutti gli artisti che hanno voluto ricordare con l'arte e con la musica Raffaella e che si sono stretti intorno alla famiglia della loro cara amica. Alla chiesa del Calcinaio di Cortona, di fronte all'altare, un'installazione di Antonio Massarutto, una provocazione per invitare a riscoprire il vero significato del Natale. Per il secondo anno consecutivo, un presepe che vuole essere un modo per smuovere le coscienze. Ma sicuramente, perché si rimane veramente, come ho detto nella poesia in dialetto, mortificati nel vedere che un evento così grandioso come la discesa del Dio in terra, Dio che si fa uomo, che vive la nostra vicenda, oggi è vissuta dalle persone in cerca di felicità, soprattutto facendo a meno di questo elemento essenziale della felicità umana e coprendola con giochini di luci, divertimenti, quasi che la felicità si dovesse trovare da un'altra parte. In questo Natale 2022 l'idea era ovviamente di dover parlare della guerra. E in questo caso ho rappresentato un agnello che poi è stato devastato. Agnello è nella cultura ebraica, nella cultura cristiana, comunque simbolo di reincarnazione e di sacrificio. Ed è simbolo anche di innocenza, è un animale pacifico. E ai piedi ci sono delle bambole rotte, che in qualche maniera simboleggiano l'innocenza dei bambini, ma simboleggiano anche il gioco, quindi il gioco spesso è anche qualcosa di violento. E per me è un grande privilegio comunque all'interno di questo edificio sacro esporre un'opera d'arte contemporanea. A Castiglion Fibocchi arrivano i mercatini di Natale realizzati dall'amministrazione comunale e dalle associazioni del luogo, coinvolgimento della popolazione e delle famiglie. A Castiglion Fibocchi ci sono i mercatini di Natale che investono tutto il paese, sono una delizia per gli occhi ma anche per il palato. Sindaco Ermini, ci può dire un po' come si svolge questo weekend con i mercatini di Natale e quanti sono gli stand? Castiglion Fibocchi si colora per le festività natalizie grazie alla collaborazione delle associazioni ma soprattutto dell'Ottava Torre, che siamo giunti alla seconda edizione dei mercatini qui a Castiglion Fibocchi. Oggi e domani accogliamo i turisti insieme a tanti banchini qui, oltre 20, per celebrare le festività natalizie. Senta, ci sono moltissime associazioni anche del volontariato, ci sono i bambini, c'è la parrocchia. Una grande collaborazione, ci saranno le decorazioni del Carnevale dei Figli Bocco, tutte le associazioni, la Proloco che ha allestito la casa di Babbo Natale, una piccola anticipazione del presepe che sarà il 26 nella nostra frazione di Cello Biscardo, e quindi una grande collaborazione per colorare il nostro piccolo borgo a festa. Presidente, c'è veramente tanta gente, la temperatura è abbastanza mite. Sì, la temperatura sicuramente ci ha aiutato, ovviamente anche tutto il meteo, si spera che domani sia ancora meglio, visto che non dovrebbe aver messo pioggia e anzi sole, e questo si spera che possa avvicinare più la gente a questi mercatini. È un'iniziativa che abbiamo avuto, questo è già il secondo anno, quindi 2 anni fa, di valorizzare il centro storico e avvicinare le persone, insomma, a questa attività, insomma, sul sociale per valorizzare il territorio e quant'altro. Mattinata difficile per una frana sulla provinciale 57 di Catenaia, nella zona fra Falciano e Bivio Catenaia. Un muro di sostegno lungo la carreggiata ha ceduto in queste ore a causa della pioggia. Vicino c'è un'abitazione. Sul posto il personale della Protezione Civile e del Servizio Viabilità per mettere la zona in sicurezza. Attualmente la viabilità è a senso unico alternato. Un'impresa incaricata sta liberando l'edificio. Nelle prossime ore si provvederà a ricostruire il muro di sostegno. Bibbiena non abbandona la vecchia lira e a crederci sono i commercianti e la gente, tanto che in questo progetto 2022 i piccoli negozi di commercio sono diventati 35, le famiglie 250.
A Bibbiena il passato non si dimentica e ritorna con una carta moneta, la lira, un progetto ormai collaudato che sostiene le famiglie e il piccolo commercio locale con il contributo dell'amministrazione comunale bibbienese. È un modello, un progetto di economia circolare che abbiamo realizzato insieme alla Giunta, quindi ringrazio tutta la mia squadra, l'assessore Bronchi e Frenos in particolare, l'ufficio sociale, perché coinvolge appunto sia il sociale sia le attività produttive. In che modo? Andiamo ad aiutare con, quindi erogando quella che è la lira di Bibbiena, questa moneta diciamo sotto forma di buoni, andiamo ad erogarla alle famiglie con basso reddito, quindi aiutiamo le famiglie appunto a fare acquisti nei piccoli negozi del nostro territorio, quindi aiutiamo le famiglie ma anche andiamo ad incentivare gli acquisti nei piccoli negozi del nostro territorio, un progetto che è stato anche ripreso dall'ANCI Toscana, Associazione Comuni, come un modello di buone pratiche. I numeri di quest'anno: oltre 250 domande arrivate, quindi da 250 famiglie che verranno aiutate con questi buoni, 35 le attività che si sono convenzionate che quindi ricevono il buono. Come fanno le attività e come fanno le famiglie? In una maniera molto pratica, ovvero abbiamo realizzato un'app che è scaricabile gratuitamente dagli esercenti, attraverso la quale possono scansionare ogni singolo buono e quindi andare poi a incassare direttamente dal comune quello che è il compenso per ogni singolo buono, che ricordo per quest'anno è 5 euro a buono, 5.000 i buoni emessi che devono essere spesi entro il 31 dicembre di quest'anno, un bellissimo progetto per aiutare le nostre attività e le nostre famiglie. Lui si chiama Giuliano ed è un bellissimo gatto persiano abbandonato ad Arezzo. Ha rischiato di non farcela e deve la vita ai volontari del canile di Arezzo Empa. È buono e dolce ed è pronto ad una nuova casa. Al canile Empa c'è un gattino che ha bisogno di essere adottato. Eccolo qua. Si chiama Giuliano il persiano, vero Ilaria? Sì, allora lui è Giuliano, è stato trovato qualche settimana fa a Sargiano, era dentro a un fosso nel diluvio totale, completamente bagnato, sicuramente è stato abbandonato perché ha il microchip, ma il microchip non è iscritto in nessuna anagrafe felina. E era in una condizione pietosa perché non era solamente bagnato perché era fuori durante il diluvio, ma era completamente pieno di pulci, zecche e il pelo tutto annodato che ancora dobbiamo finire di districare un po' sotto la pancia. Tra l'altro è un gatto bravissimo perché si è fatto spazzolare, si è fatto fare di tutto, si vede che era abituato, è stato testato, è FIV-FeLV negativo. Ha fatto le analisi del sangue, è tutto a posto. Quanti anni ha? Avrà circa 4-5 anni. È proprio un persiano? Sì, sì, è un persiano puro. Quindi adottate Giuliano il persiano, che è un gattone veramente molto bello e aspetta una nuova casa e sicuramente darà tanto amore come i gatti sono soliti fare. Tra poco su Teletruria, subito dopo il telegiornale Sabato Sport, appuntamento con Focus Weekend, contenitore settimanale curato da Susanna Cutini. La serata proseguirà con V7 e il rotocalco di Teletruria che ripercorre i principali fatti della settimana alle 23, consueto appuntamento con in compagnia di Alessio. Ed è tutto per la prima parte del nostro telegiornale, adesso le previsioni del tempo, lo sport. Grazie per averci seguito e arrivederci.